La priorità è allargare la coalizione, ma questo perché se vogliamo dare una chance ai piemontesi dobbiamo sapere che di fronte a una coalizione di centrodestra serve una coalizione di centrosinistra, diversamente la partita diventa molto molto in salita. Segretario regionale Domenico Rossi, manca meno di un anno alle elezioni regionali e nonostante i rumors vi diano sfavoriti, lei recentemente ha ribadito con forza la partita aperta. Perché secondo lei ci sono delle possibilità per il centrosinistra nel 2024? La risposta risiede in due questioni di fondo dal mio punto di vista. La prima è che chiunque faccia politica deve credere, è un imperativo morale, al fatto che la storia è il regno della possibilità, non c'è mai nulla di dato per definitivo, diversamente dovrebbe cambiare mestiere. Quindi il primo aspetto per me è questo, cioè il fatto che noi dobbiamo essere i primi a credere, a testimoniare sulla possibilità di un cambiamento. Il secondo elemento invece riguarda la storia politica, non soltanto del nostro paese, ma in generale, che ci insegna che cosa? Che un anno in politica è un tempo enorme. Possiamo anche aggiungerci una considerazione, per esempio, rispetto a quello che è accaduto in Spagna. Noi non sappiamo se è una tendenza, però potrebbe anche essere che l'estrema destra, la destra radicale, possa cominciare, come dire, un percorso di discesa dopo essere salita negli ultimi anni, e questo cambierebbe lo scenario anche in Italia. Non sappiamo l'autunno che tipo di consenso o mancato consenso porterà Fratelli d'Italia. Quindi, visto che noi voteremo a giugno, se non cambiano le regole, in un election day, sappiamo che il voto, diciamo, sarà un voto molto politico. Da questo punto di vista noi ci dobbiamo credere e dobbiamo prepararci per essere pronti, uno nel momento in cui dovessero cambiare le condizioni politiche nazionali e due per fare del nostro meglio come se dovessimo vincere in ogni momento. Capitolo coalizione, la scorsa settimana avete avuto una riunione, da parte dei civici e anche del Partito Democratico c'è stata un'apertura, diciamo, a possibili alleanze con il Movimento 5 Stelle e anche il Terzo Polo, i moderati invitati non sono venuti perché Porto sembra che fosse in vacanza, invece poi era Torino. Quando parliamo di regionali noi parliamo di un'elezione a turno unico, quindi questo gli elettori e i cittadini devono saperlo, quindi vuol dire che non c'è il ballottaggio e è chiaro che se da un lato abbiamo una coalizione diciamo come quella di centrodestra in questo momento unita, dall'altro lato invece abbiamo una situazione che ancora non ha trovato il modo di comporsi, è evidente che questo è un vantaggio strutturale per il centrodestra, per cui il tema della coalizione è fondamentale, centrale. Allora noi sappiamo che in questo momento il livello nazionale, la dinamica nazionale purtroppo, come dire, sta dominando su quella regionale, quindi la necessità delle forze politiche di massimizzare il voto delle europee e di rimandare a dopo le europee il rapporto tra le stesse, come dire, è un tema che pagano soprattutto, diciamo, le elezioni regionali. Io da mesi in tutte le mie dichiarazioni pubbliche ma anche nelle mie interlocuzioni private ho detto a tutti che la priorità è allargare la coalizione, ma questo perché se vogliamo dare una chance ai piemontesi dobbiamo sapere che di fronte a una coalizione di centrodestra serve una coalizione di centrosinistra, diversamente la partita diventa molto molto in salita. Su questo abbiamo detto sempre, siamo disposti a qualsiasi ragionamento, a qualsiasi apertura, sia in termini di contenuti che di persone da candidare, e io lo dico da marzo tutto questo, lo abbiamo ribadito l'altro giorno anche con la prima riunione di coalizione di centrosinistra e liste civiche, e mi auguro che da qui a ottobre ci siano le condizioni, anche a partire da alcuni elementi programmatici che noi stiamo raccogliendo con una bella conferenza programmatica su tutto il territorio piemontese, metteremo anche a disposizione del dibattito, appunto, dei punti di partenza, abbiamo detto prima sanità pubblica, trasporto pubblico, transizione ecologica, abbiamo visto appunto i disastri di queste ultime ore, e vorrei capire come si fa a dire di no poi di fronte ad alcune cose. In più c'è questo elemento che potrebbe essere un elemento di novità che anche a livello nazionale mi auguro possa aiutare a fare una sperimentazione anche in Piemonte, che è il tema, no, delle forze politiche che sul salario minimo stanno trovando una modalità di collaborazione a livello nazionale. Sarebbe molto interessante, molto utile per i piemontesi che invece di rimandare tutto a dopo le europee, anche a livello nazionale le forze politiche dicessero: scegliamo una regione, per esempio il Piemonte, e facciamo un laboratorio, un esperimento per vedere cosa succede. Io credo che sarebbe un esperimento molto interessante.
Nelle ultime elezioni regionali il nome del candidato è sempre stato indicato dal Partito Democratico, era espressione del Partito Democratico. Lei ha parlato di allargare il campo, in questi diciamo ultimi mesi si è parlato di Daniele Valle, Chiara Gribaudo, secondo lei ha senso mettere un civico piuttosto? E soprattutto quando definirete il nome del presidente? Perché dall'altra parte il candidato ce l'hanno già. Allora, intanto dall'altra parte anche lì non è ancora sciolto del tutto la riserva, da quello che ho capito è molto probabile che sarà Cirio, però anche lì tutti loro dicono dobbiamo aspettare alla fine Meloni che decide eccetera. Io che cosa ho detto nella direzione di qualche giorno fa regionale è che è un po' la linea che ci siamo dati come partito. Allora, qui non si tratta né delle singole persone, diciamo delle carriere individuali di nessuno di noi. Il Partito Democratico ha certamente dei nomi in grado di, diciamo, all'altezza di questa sfida, per esperienza, per capacità di visione. Il fatto di essere interni o esterni non deve essere una discriminante, nel senso che non c'è né un civico migliore a priori, né un interno migliore a priori, ma neanche viceversa. Noi dobbiamo trovare la persona migliore, sapendo, questo lo dico da segretario del Partito Democratico, che nessun mestiere si improvvisa, neanche quello di Presidente della Regione, e quindi, come dire, stiamo attenti a non improvvisare, non è che stiamo giocando a indovina chi, dobbiamo cercare una persona come dire adeguata. Da questo punto di vista, anche qui lo ribadisco, ci sono due strade: o si arriva, per me è l'autunno la deadline, vuol dire che entro novembre noi dobbiamo avere la candidata o il candidato, ci sono due strade possibili: o si arriva in maniera condivisa, quindi c'è un nome su cui le forze politiche e civiche dicono ah va bene, su quel nome ci stiamo, oppure c'è uno strumento bellissimo che sono le primarie, che hanno dimostrato anche in passato, come dire, di riservare anche delle sorprese positive, e si misurano non con quello che pensa ciascuno di noi, ma con il voto dei cittadini. Quindi non dobbiamo avere paura, dobbiamo guardare questi due scenari con serenità. Se c'è un nome condiviso, se c'è qualcuno che mette insieme tutti, è benvenuto. Se c'è qualcuno invece, sono più persone che aspirano a quella carica, Non, nessun problema, si fanno le primarie, come hanno sottolineato alcune anche forze politiche nella riunione. Di solito è anche un modo per far partire la campagna elettorale, per coinvolgere le persone e per misurare anche i punti di vista con poi un consenso reale. A proposito di civici, tra i nomi che sono emersi si parla di Guido Giussetto dell'Ordine dei Medici, di Guido Saracco, rettore del Politecnico. Già Appendino aveva tentato la strada di Saracco, ma i Dem del capoluogo l'avevano stoppato come eventuale candidato. Cosa ne pensa di questi due nomi? Tutti i nomi che lei ha citato sono tutte persone autorevoli, credibili, sia quelle interne al partito, quelle esterne al partito, e tutte, come dire, sono meritevoli di attenzione da parte dell'opinione pubblica su questa questione. Allora, intanto sulle comunali, se ricordo bene, però riguardo al rettore, lui per questioni anche familiari e personali aveva fatto un passo indietro, quindi non è che c'era stato uno stop, c'era stato anche, come dire, un suo passo indietro per questioni familiari. Per quanto riguarda le regionali, io le posso dire questo, che tra le cose che ha fatto il segretario regionale tra marzo e l'altro ieri c'è stato quello di testare tra le forze politiche anche dei nomi, per dire esistono dei nomi, anche facendo dei nomi e cognomi, che cambiano la situazione della coalizione? Cioè, per parlarci chiaro, esiste un nome che magari includente, cioè esiste un nome, se io dico candido Domenico Rossi, su Domenico Rossi chi oggi non si siede al tavolo si siede al tavolo? E la risposta è stata no, nel senso non c'è nessun nome, mi è stato risposto, che ad oggi, perché poi magari a settembre le cose cambiano, ci fa cambiare posizione. Cioè la posizione sul sì o sul no, cioè stiamo sul PD o senza il PD, o con il PD o non con il PD, è legata a dinamiche nazionali. Quindi il Movimento 5 Stelle fa la cosa con il PD, azione non per il nome del candidato, io questo lo voglio sottolineare, l'ho risottolineato in tutte le sedi, ma il sì e il no dipendono dalla dinamica nazionale e non dal nome del candidato. Quindi in questo momento la risposta è stata no. Se a settembre le cose dovessero cambiare e su alcuni di questi nomi si dovesse aprire un ragionamento, il PD è laico su questo, non ha problemi. In questo momento il problema non è stato il nome, no? Ecco perché io dico sempre attenzione, perché rischiamo di occuparci del nome quando però il problema è da un'altra parte. Quindi a chi mi dice dobbiamo concordarlo con nazionali, dico ben venga, ma io so benissimo che il PD nazionale non ha nessun problema
problema ad allargare la coalizione. Bisogna capire se le altre forze politiche vedono in questo allargamento una possibilità di vittoria nel Piemonte. Io mi auguro di sì. Il centro-sinistra storicamente è più forte nel capoluogo piemontese, il centro-destra va a pescare i voti nelle province, Cirio nel Cuneese, diciamo, è il suo feudo. Lei è di Novara. Secondo lei il Partito Democratico, anche con la scelta appunto di mettere un segretario di una provincia, come può fare per recuperare i voti nelle province? Allora, noi abbiamo diverse questioni da mettere sul tavolo. La prima è legata anche al fatto che nei diversi appuntamenti elettorali alcuni territori purtroppo sono rimasti privi di una rappresentanza. Questo per alcuni meccanismi della legge elettorale, anche perché effettivamente in questi decenni il centrodestra in alcune aree del nostro Piemonte è cresciuto. E questo ha fatto sì che una presenza minore di eletti ha provocato anche un radicamento meno profondo del nostro partito, del centro-sinistra. Quindi noi abbiamo bisogno di tornare a valorizzare questi territori, prima di tutto cercando anche nei ruoli di partito, come nel caso del segretario, come nel caso della segretaria regionale, cercando di valorizzare figure, diciamo, non dell'area metropolitana. Ma poi la cosa più importante, io credo, sia quella di portare delle proposte che aiutino questi territori a vedere che nel centro-sinistra c'è una risposta che funziona di più. Penso a un esempio che sicuramente nei territori periferici è molto sentito, che è il tema del trasporto pubblico locale. Noi oggi abbiamo quasi tutto il Piemonte dove le persone si possono muovere solamente in macchina, non i treni, però di fatto in questa legislatura non sono stati toccati. Penso al tema della sanità, penso per esempio a tutto il quadrante nord che potrebbe aspirare ad avere una vocazione, anzi ce l'ha, la politica deve solo valorizzarla, di luogo centrale tra due aree metropolitane importanti come Torino e Milano. Ecco, tutto questo va portato dai cittadini. Ecco, lei ha parlato di sanità, in questi ultimi mesi soprattutto non avete mai risparmiato degli attacchi a Cirio. Qual è secondo voi la mancanza più grande di questo governo di centrodestra, oppure qual è il risultato più grande, qualcosa che loro hanno fatto e Chiamparino nei 5 anni prima non è stato capace di fare? Nessuno nega una difficoltà anche congiunturale legata per esempio al Covid di questi anni. Qual è la questione però di fondo su cui secondo me Cirio e Icardi in particolare hanno sbagliato sin dall'inizio? Loro intanto hanno sempre negato ogni forma di problema e hanno sempre risposto di fronte ai problemi con annunci. Questo non funziona, perché il primo modo per risolvere un problema è riconoscerlo. Se una persona dice che va tutto bene, che il Piemonte ha sempre fatto tutto quello che poteva fare, che non ci sono spazi per migliorare, è evidente che non farà nulla, no, per migliorare tutto questo. In più allontana i cittadini anche dalla figura delle istituzioni, anche dal fatto di potersi fidare. Quindi questa è, diciamo, secondo me la madre di tutte le debolezze. Poi c'è un tema di un'assenza di programmazione da parte della giunta Cirio e dell'assessore Icardi. Lo abbiamo visto soprattutto nell'edilizia sanitaria, ma l'abbiamo visto anche per esempio sul tema della formazione sia dei medici che degli infermieri. Noi a inizio legislatura per esempio abbiamo sempre chiesto borse regionali per le specializzazioni. Loro hanno sempre detto che non ce n'era bisogno, hanno sempre detto che andava tutto bene, fino a quando poi tutti si sono accorti che effettivamente vanno in pensione i medici di base e non li abbiamo, vanno via dagli ospedali e non abbiamo i giovani. Certo che oggi non basta neanche aumentare le borse come ha fatto il Ministero, ma se noi fossimo partiti 5 anni fa, oggi avremmo una situazione meno grave. L'altra questione importante che noi abbiamo denunciato è il tema del personale. Noi abbiamo dimostrato, dati alla mano, perché li abbiamo chiesti ai direttori generali, non ce li siamo inventati noi. Abbiamo chiesto quante persone sono andate in pensione o si sono dimesse a tempo determinato, quante ne avete assunte, e noi abbiamo visto che il saldo è sempre negativo dalla giunta Cirio, così come era negativo nella giunta Cota. Invece abbiamo dimostrato come nella giunta Chiamparino, fino al piano di rientro, quindi 2017, le cose erano, diciamo, in pari, ma dal 2017 in avanti invece le assunzioni erano in positivo. Quindi da questo punto di vista certamente come dire, è stata una differenza, ma a favore della giunta Chiamparino. L'altro elemento di criticità importante è legato al fatto che al rapporto tra pubblico e privato. Non c'è nessun pregiudizio nei confronti del privato, ma se c'è una cosa che ci ha insegnato il Covid, che i servizi di base, i servizi essenziali, li può garantire solo il pubblico, perché il privato chiaramente ha una logica che è orientata legittimamente al profitto. Allora, oggi, dopo che abbiamo archiviato la fase acuta, diciamo, della pandemia, stiamo tornando
lo stiamo vedendo, al fatto che la proposta per risolvere i problemi è sempre più privato, e noi diciamo nulla contro il privato, ma solamente dopo che il pubblico è finanziato nella maniera corretta, che vuol dire almeno il 7,5% del PIL, e vuol dire che tu prima garantisci i servizi, altrimenti avremo, come in questo caso, cittadini di serie A e di serie B, per cui persone che si possono curare perché pagano, persone che invece rinunciano perché non possono, e questo è inaccettabile perché viola anche il diritto alla salute della Costituzione. Aspetti positivi in sanità purtroppo non ne vedo nella giunta Ciri, devo essere sincero, non vedo elementi di positività, di passi avanti in questi anni. In altri settori forse... Neanche il parco della salute? Ma anche lì, se vediamo il Parco della Salute di Torino o la Città della Salute di Novara, no? Possiamo parlare di queste che sono le due opere più importanti per il Piemonte, non solo per le due città, perché sono i due ospedali fra l'altro più grandi della regione, sono in prospettiva anche due elementi di ricerca importanti. Allora, che cosa è successo? Intanto sono passati 4 anni abbondanti e entrambe le opere non sono, non sono partiti i lavori. Addirittura nel Parco della Salute di Torino una serie di scelte, dichiarazioni, incertezze hanno portato a uno stallo della situazione. In più, per inseguire il consenso, cosa che caratterizza questa giunta, abbiamo visto anche lo spezzatino.